È la prima in panchina da primo allenatore per Pietro De Giorgio, che contro la Turris di Bruno Caneo cerca un riscatto soprattutto sotto il profilo delle prestazioni rispetto al suo predecessore Alberto Colombo. Gara tra pari in classifica che chiude un'ottava giornata di campionato che vede Lucani e Campani a quota 10 punti in classifica. Andiamo in cronaca. Capitan Caturano, servito dal numero 77, calcia sull'esterno della rete. Risponde la Turris con Maniero, che raccoglie una bella palla servita gli da Dauria, si gira ma la palla termina al lato. Al 17° arriva il vantaggio della Turris con Giannone, che conclude alle spalle di Gasparini un'azione da manuale dei Corallini. La difesa rossoblu addormentata. Al 27° Fasolino salva il risultato su Gaiano, che di testa aveva colpito quasi a botta sicura. Al minuto 35 però arriva il raddoppio dei Campani con Dauria, che si fa trovare pronto in area con un diagonale a colpo sicuro, ma difesa rossoblu ancora addormentata. Nella ripresa De Giorgio fa entrare Di Grazia al posto di Steffè, si dispone con un inedito 3-4-3 ed è proprio il neo entrato ad accorciare le distanze con un'azione personale conclusa alle spalle di Fasolino. Ma quando tutto sembra deciso, Di Grazia al minuto 49 pennella una punizione che sbatte sulla parte della traversa e finisce dietro la linea. Ma la gioia per la doppietta personale del numero 10 rossoblu dura solo 2 minuti, quando il risultato sembra ormai deciso. Maestrelli di testa raccoglie un calcio di punizione battuto dalla tre quarti e a difesa schierata mette a segno la rete del definitivo 2-3 che fa esplodere di gioia i tifosi corallini. La cura De Giorgio non funziona, il Potenza subisce la prima sconfitta casalinga e fa mettere allo scoperto tutti i propri limiti, soprattutto in fase difensiva. La Turris ci crede fino all'ultimissimo e conquista la seconda vittoria in trasferta, meritata per carattere e voglia.